Lei è Lucrezia, la mia ragazza. Ciao! E tu, come conosci Nick? Ehi, Filo! Eccomi, scusami, devo scappare, ti lascio qua le chiavi allora, oddio, va bene? Oddio, scusa tu tesoro! Oddio, che oggi sono così emozionata che non so proprio dove ho la testa. Penso se me le fossi dimenticate sotto casa, presa dalla foga. Oddio, non sarebbe stato molto carino passare la nostra prima notte in giardino. Vabbè, queste sono delle nostre amiche, Valentina e... Lucrezia, la sua ragazza. Vabbè, senti Filo, io devo proprio scappare perché c'è Luca che ha parcheggiato in seconda fila, capito? E in bocca al lupo, ci vediamo a casa, va bene? Ciao, ciao a tutte. Ciao tesoro! Serve un passaggio? Scusi? Sono Valentina, amica di Nick che era l'altra sera al pub. Valentina, ciao, grazie, sì. Sicura che non sia un problema? Tranquilla, tanto oggi entro in seconda ora. Seconda ora, quindi sei un insegnante. Assistente alla comunicazione. Ah, che vuol dire, scusa? Cioè, lavoro con i bimbi sordi. Ah, con i bambini sordi, una scelta interessante, no? Beh, io adoro i bimbi. E per me lavorare deve essere una cosa bella. E cosa c'è di più bello che stare in mezzo ai bambini? Sono così sinceri e spontanei. Gli adulti invece sono così stancanti. I bimbi gli devono sempre spiegare tutto. Penso che sarà bellissimo averne uno. Piccolo principe. Sì. Scusa, è un po' infantile, però è il mio libro preferito. No, che infantile. Scusa, cosa intendi quando dici di volerne uno? Un figlio? Beh sì, non ora, ma spero presto. So che può sembrare strano, ma ho le idee chiare riguardo il mio futuro e... voglio una famiglia con quella che sarà la mia compagna. Ragazza. Beh, non so se sarà lei. Tu invece, come mai così di corsa? No, io stavo andando a un colloquio di lavoro perché, sai, io vorrei fare la pasticcera. Però guarda, stamattina, prima il motorino che non partiva, no? Poi lo sciopero dei mezzi. Per fortuna che ti sei fermata tu. Arrivata. Insomma, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Se non fosse stato per te. Oh, se diventi pasticcera, minimo lo devi solo a me, eh? Poi mi devi preparare una torta. Assolutamente sì. Grazie mille, sai. È stato un piacere. Ciao. Sofia mi ha detto che le hai dato un passaggio ieri. È rimasta molto contenta, l'ha anche preso il lavoro. Bene, dai, mi fa piacere. A chi hai dato un passaggio? A Sofia, la coinquilina di Filomena. Certo, quella che ti squadravi l'altra sera. Lucrezia, per favore. Per favore cosa? Ti piace, eh? Ti piace? Te la vuoi scopare? No. Ragazzi, scusate, sono veramente mortificata, mi dispiace. Non ti amo più. Color aeroplane.
chance and infinity. Maybe so freaks and chic. My mind has a necessity. Just listen, baby, follow me. Filo. No, perché il mio amore preferisce lavorare con i bambini a scuola per 500 euro al mese piuttosto che fare l'interprete per 60 euro l'ora. Ti prego, Lucrezia. Eh no, e non si può mai fare un weekend fuori, una cena fatta bene, per non parlare delle volte che pago io. Lucrezia, per favore. A cosa serve possedere le stelle? Come, prego? No, è che la capisco. Fare un lavoro che ti appassiona, non pensare ai soldi. Sei un avvocato tu? No. E allora a nessuno interessa la tua opinione? Ora basta, andiamo a letto. Su, andiamo. Andiamo. Te che dici? Io? Cosa? Oh, speriamo che vi da Roma, che te devo dire? Filo, ma gliel'hai detto, ti avevo chiesto massima riservatezza. Lo so, ma non ce l'ho fatta, lo sa solo lei. Ma tu lo vuoi tenere, sì? Ma sì, non lo so, con Luca è finita, non voglio crescerlo, non lo so. Ma tu lo vuoi? Sì, non lo so, ho paura di non essere capace, è capito tutto così in fretta, non lo so. Forse qualcuno che ti fa venire il sorriso c'è. Ragazzi, posso? Ma certamente. Vabbè, noi mo siamo molto stanchi, vedi? Ma veramente no. Vabbè, ne approfittiamo per fare un po' di sesso selvaggio. Come sta Lucrezia? Bene, ora dorme. Domani si sveglierà e chiederà scusa a tutte quante. Ti va una passeggiata? Ma tu sei felice con lei? Ho saputo che poi il colloquio è andato bene. Sì, infatti te lo volevo proprio dire, non so come ringraziarti. Figurati. Che poi non te l'ho più chiesto, come mai hai scelto proprio di lavorare con i bambini sordi? Beh, che adoro i bambini, già te l'ho detto. La scelta di lavorare proprio con i sordi è perché mia sorella Laura è sorda. Ah, davvero? Scusami, non lo sapevo, mi dispiace. Non dispiacerti, non c'è nulla di cui dispiacersi. Non ho idea di quante cose fa quella matta. Ora, ad esempio, è in vacanza in Cambogia con la fidanzata. Ah, perché è lesbica pure lei? Io adesso devo andare in un'altra stanza. Anche io devo andare a vedere. Grazie, come sta. Ah, ok. Allora ci vediamo domani. Domani. Lucrezia, stai meglio? Tu la devi lasciare stare, capito? Oh, ma che hai? Credi che io sia stupida? Ma smetti, eh? Ma non mi toccare, ma lasciami stare! Ti ho visto come mi guardate, lei è mia! Zia, basta! Oh, basta! Buongiorno. Buongiorno. Vabbè, io vado a preparare un attimo le valigie. Di già? Sì, tanto piove, poi c'è Fabiana che mi aiuta. Okay? Tesoro, hai bisogno di una mano? No, tanto ce l'è. Ok. Tu con me hai chiuso, hai superato il limite. Ti avevo detto che non avrei più sopportato la scenata insensata e tu cosa fai? Te la prendi con Sofia che non c'entra niente. Te la prendi con me va bene, ma con una persona che non c'entra nulla no. No. No, basta, Lucrezia, non voglio sentire più spiegazioni. No, basta.
Nico mi ha raccontato di ieri. Sono veramente mortificata, non credevo arrivasse a prendersela con te. Tu come stai? Bene, tranquilla. Non è successo niente, tra l'altro avevo detto anche a Filo di non dire niente, per cui... Lo vuoi assaggiare? L'ho appena fatto. Mamma, grazie. Sicura? Sto a posto. Oh. E tu col tuo fidanzato? Come va? Ci siamo lasciati. Davvero? No, scusa. No, scusa, volevo dire... Tu come stai? Che tenera che sei. Comunque le cose non andavano. Vabbè, io vado, si è fatto tardi, ti lascio le tue cose. No, vabbè, ma tanto stavo solo guardando la scena. Vuoi andare? Forse è meglio. Vabbè, ti accompagno. Grazie. Ok, allora io vado. Grazie per essere passata. Niente. Scusa. No, scusa tu. No, vado allora. Ok, ci vediamo. Luxury washing our souls up.